Sicilian DJ è il premio annuale più ambito da cantanti e DJ di origini siciliane che si sono distinti a livello nazionale ed internazionale nell'ambito della musica dance. La terza edizione del Best Sicilian DJ è ospitato all'interno della manifestazione Rama Car Show, il più grande evento del Sud Italia dedicato all'Hi-Fi Car e al tuning. Edizione del Best Sicilian DJ, siamo con il direttore artistico Dario Privitera. Quali sono le novità di questa terza edizione tanto attesa qui a Etnapolis? Beh, allora, le novità sono naturalmente tante. Una di queste è naturalmente il ritorno in questa fantastica location che è Etnapolis e soprattutto la collaborazione nuovamente con la sesta edizione del Rama Car Show. Devo dire che non ci aspettavamo tutta questa gente, ancora di più rispetto alle scorse edizioni, ma soprattutto la partecipazione e la gioia di partecipare di tutti i DJ che sono accorsi un po' da tutte le province siciliane. Abbiamo Peppe Roccaro che ci raggiunge per esempio da Siracusa e in questo momento sta andando veramente fortissimo con questo brano che è entrato nella top 10 di iTunes, e poi ancora altri amici come Joe Bertè che ci raggiunge da Milazzo, oppure ancora Luca J Master che arriva da Lentini. Naturalmente non mancano anche gli ospiti di Catania, tra tutti, uno tra tutti ovviamente il nostro amico Salvo Sapienza, e poi ancora gli ospiti internazionali come Dago Hernandez. Insomma, hanno sicuramente arricchito ancora di più questa edizione del Best Sicilian. Ciao mamma! Siamo con Don Cash, uno dei premiati al Best Sicilian DJ. In occasione di questa manifestazione presenterai il nuovo singolo dal titolo Carry On. Parlaci un po' di questo nuovo progetto. Sei informatissima, già sai tutto. Hai già detto tutto Marzia, anzi un saluto agli amici di Sesta Rete che seguono sempre Marzia, grazie sempre del sostegno che ci date. Oggi sì, presentiamo in anteprima, no, perché l'abbiamo presentata a M2O e anche a 105, quindi ripresentiamo Carry On, che esce domani in Italia con un radio date con le quattro versioni già disponibile su Amazon, rilasciata in un paio di nazioni, e speriamo che tutto vada bene e vada per il meglio. Sono felicissimo di ritirare questo premio, perché l'anno scorso purtroppo io ero impegnato a Roma, facevo la data, quindi non ho potuto ritirarlo. E anche quest'anno sei riconfermato Best Singer al Best Sicilian DJ. Grande, infatti per me è un onore portare il nome della mia città e della mia isola fuori. A te, che l'anno scorso il pezzo che abbiamo fatto era The Island, che era su Lissuri, e oggi mi sa che lo sentirete di nuovo. Siamo con Gabriele Coco, in arte DJ Coco Beats, un altro tra i premiati del Best Sicilian DJ. Quest'anno Gabriele riporterai un'altra hit che è stato un successo dell'anno scorso, scritta con Don Cash, ovvero The Island, proprio dedicata alla Sicilia, ed è da qui che sei partito per iniziare anche un percorso da DJ internazionale. Infatti tra poco farai delle tappe a Londra e anche ad Ibiza. Com'è nato questo percorso fuori dai confini italiani? Allora, intanto ho iniziato scroccando le cuffie DJ, nel senso che andavo nelle discoteche quando ero piccolino e praticamente chiedevo posso passare un disco, passavo il pezzo, poi mi hanno notato alcuni organizzatori e da lì ho cominciato a fare alcune serate a Catania, poi man mano in Sicilia, in Italia, e quest'anno sono felice di dirti che sarò al Ministry of Sound a Londra già per il terzo anno consecutivo ormai in estate, e poi all'Amnesia di Ibiza e all'Hollywood di Milano. Per il resto poi ci saranno serate a Catania e in Sicilia in generale. Sei giovanissimo, perché appena diciottenne hai subito iniziato a proiettarti sui panorami internazionali. Vuoi dare un suggerimento a chi magari come te è tra i più giovani DJ e vorrebbe anche iniziare ad affacciarsi al mondo internazionale? Di crederci sempre prima di tutto, perché è la cosa più importante, anche se ci saranno ostacoli, di continuare sempre a lavorare e produrre, perché prima o poi qualcosa di buono accadrà. Nella categoria Best Sicilian DJ tra i premiati abbiamo anche Luca J Master, che in occasione di questa edizione del Best Sicilian DJ Award presenta un nuovo singolo dal titolo Aloha. Come nasce questo progetto?
Come nasce questo progetto? Nasce in collaborazione con Tobia Borata, Topix, in arte Topix, se lo conosciamo, con la sua etichetta Keep Records, insieme a Dino Brown. Ci siamo, diciamo che abbiamo fatto la base, poi andiamo a cercare sempre i cantanti. La ragazza è colombiana, Marcela Ocampo, e il cantante è cubano, Carlon Urbano si chiama appunto. Tra i brani che presenterai sul palco del Best Sicilian, anche un successo dell'anno scorso, ovvero Shake Your Body, per il quale avevi vinto anche la scorsa edizione del Best Sicilian. Dall'anno scorso fino ad oggi, quali sono le novità? Le novità che sono in classifica, però con Let Me Try, il singolo che è nato a febbraio, sempre con Tobia Borata. E adesso in questo momento ancora siamo in alcune classifiche, in alcune compilation. Quindi diciamo che parliamo di fama, dai, si è alzato un po' di più. Dai. Gio, per te, tra i veterani vincitori del Best Sicilian DJ, non è la prima volta che vieni premiato su questo palco. Quest'anno con una nuova traccia dal titolo Dance in the Stars in collaborazione con Dago Hernandez. Avete deciso di girare il video in un posto particolare, siete andati fino a Bucarest per creare un videoclip che fosse insolito. Cosa c'è di nuovo in questo video? Allora sì, esattamente, allora il video abbiamo deciso di girarlo a Bucarest, abbiamo dato in mano la regia agli stessi produttori dei Fly Project e abbiamo deciso di non apparire e di renderlo cinematografico, quindi diciamo una novità nel mondo della Latin Dance, perché di solito apparivamo, cioè appariva il cantante, apparivo io, le varie coreografie, invece stavolta è totalmente cinematografico. Tra l'altro questo brano è già in alta rotazione su Radio 105, quindi una conferma che proviene anche dai network. Qual è secondo te il modo giusto per un DJ per potersi affermare nel mondo della musica dance a livello nazionale e poi internazionale? Beh, secondo me è soprattutto crederci, non mollare mai e amare in primis la musica e quello che si fa. Per la categoria Best International Singer sono stati premiati Dago Hernandez, Don Cash e Federico Villaruel. Per la categoria Best Sicilian DJ sono stati premiati Salvo Sapienza, DJ Peppe Roccaro, Gio Bertè, Gio Paris, DJ Ago, DJ Comis, Funky Man, DJ Coco Beats, Luca J Master, Sud Project, Eric Russo e Paul Mais. Extra mile, extra mile. Why you wait until the